Ragazzi, oggi siamo arrivati a Bruxelles. Abbiamo cambiato location, ma il tempo è sempre uguale. Siccome noi abbiamo solo un giorno da trascorrere qua a Bruxelles, proviamo a vedere almeno 5 cose fighe da vedere a Bruxelles. Numero 1, Palazzo Reale di Bruxelles. Don't forget the way you look me in the eyes and I keep you in my heart. Palais Royal, anche se i reali non vi risiedono da più di un secolo, è la sede della monarchia belga e qui trovate gli uffici del re. We're staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes and I keep you in my heart and my heart is where you are. Numero 2, Église de Saint-Jacques-sur-Coudenberg. È la chiesa utilizzata dai reali per le proprie cerimonie. All'esterno c'è un grande sfarzo, grandi statue, mentre all'interno è caratterizzata da una sobrietà e una semplicità. La zona è ricca di musei che noi per ovvie ragioni di tempo non potremo visitare, ma potete trovare il Museo Magritte, il Museo degli strumenti musicali, il Museo Bellevue, un sacco di cose. Numero 3, la Grand Place. Con tutti i suoi edifici famosi possiamo tranquillamente dire che questo rappresenta uno dei complessi architettonici più belli di tutta Europa. Oh, rullo di tamburi numero 4, l'Infant qui pisse, o in italiano il bambino che fa la pipì. Ci sono tante leggende su questa statua. In realtà quella che a noi è piaciuta un po' di più è che scongiurò un incendio, quindi salvando la città facendo la pipì sul fuoco. Ragazzi, qui è tutto un susseguirsi di cioccolaterie. Ok, non merita un punto tutto per sé, però una cosa da vedere è la Galerie Saint-Hubert. Christmas lights, see them shine. Let them shine. I used to be one of them. Christmas tree. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday, I'm ready for a Saturday affair. 'Cause on Sunday, I'll be happy. Ragazzi, punto numero 5. Last but not least, il simbolo di Bruxelles nel mondo è l'Atomium. Comes too soon, and by Friday, l'Atomium per Bruxelles è un po' quello che la Tour Eiffel è per Parigi. Fu costruito appositamente per l'esposizione universale della città. Inizialmente fu molto criticato, ma ad oggi è la struttura più visitata e fotografata di Bruxelles. Tenete presente che l'Atomium è un pochettino lontano dal centro città. Ci arrivate con la metro numero 6 alla fermata Hazel.
Ragazzi, a 3 fermate di metro dall'Atomium c'è un'altra meraviglia che meriterebbe un punto tutto suo e sarebbe il 6°, ma noi abbiamo detto che ve ne facciamo vedere solo 5, quindi questa la chiameremo il 5 bis. Ragazzi, la Basilica del Sacro Cuore. La Basilica del Sacro Cuore è di stile Art Deco, è alta ben 89 metri e lunga 167, dimensioni che la rendono la quinta chiesa più grande del mondo. Passando in metropolitana siamo stati colpiti dall'enorme cupola di colore verde con sfumature rossastre che, pensate, è alta ben 90 metri. Questa basilica fu voluta dal re Leopold II, che rimase talmente affascinato da Parigi che volle anche a Bruxelles una chiesa che potesse tenere il confronto con la Basilica del Sacro Cuore di Montmartre. Ed ecco la vera sorpresa della basilica, ovvero la terrazza panoramica. Siamo a ben 53 metri e abbiamo una vista a 180 gradi su tutta la città. Ragazzi, la nostra visita a Bruxelles finisce qui. Purtroppo. Se possiamo darvi un consiglio, noi vi suggeriamo di partire dai punti 5 e 5 bis, che sono quelli più esterni alla città, e poi portarvi verso il centro per vedere tutte quelle cose bellissime che vi abbiamo fatto vedere in questo video. Questo vuol dire che dobbiamo partire, dobbiamo ritornare a casa? Sì, Ale. Ma no, il viaggio finisce qui? Sì, abbiamo l'aereo. Allora, se il viaggio finisce qui, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!